Una delegazione di Ho Chi Minh City, l'antica Saigon, è stata ospita a Palazzo Cisterna nel corso di una visita istituzionale in Italia. La città di Ho Chi Minh e Torino intrattengono da tempo una relazione stretta, sia per la presenza del consolato vietnamita di Torino e Genova che per quello della Camera di Commercio Italia-Vietnam. Noi siamo contenti di essere qui e di poter, insieme ai rappresentanti presenti oggi sul territorio, poter avviare dei lavori che sono importanti. Crediamo che la città metropolitana di Torino abbia molto da condividere insieme a questa delegazione e crediamo che quindi gli scambi culturali, gli scambi sociali e anche economici siano fondamentali per il nostro territorio. L'incontro odierno con la città metropolitana suggella un rapporto di scambio, amicizia e cooperazione col Vietnam che ha radici piuttosto antiche. Diciamo che dagli anni Ottanta esistono a Torino una serie di organismi rivolti allo scambio, alla cooperazione con il Vietnam, soprattutto in campo scientifico-culturale. Poi nel 96 è nata la Camera di Commercio Mista, che è una Camera di Commercio, diciamo che è l'ente che promuove lo scambio economico col Vietnam, sicuramente più longevo nel nostro paese. La delegazione è in visita in Italia, dove sta compiendo una serie di incontri istituzionali in diverse città con l'obiettivo di confrontarsi sull'assetto giuridico e amministrativo. Dopo i saluti istituzionali, la delegazione si è impegnata in 4 sessioni di lavoro che hanno consentito il confronto con alcune realtà del territorio metropolitano su temi strategici e in particolare su quelli relativi all'organizzazione giudiziaria e amministrativa italiana. La delegazione del Vietnamita che è arrivata in Italia con esponenti del settore della giustizia, vorrebbero capire un po' da un punto di vista strutturale e organizzativo come siamo organizzati noi dal punto di vista della giustizia, dal punto di vista delle normative sulla sicurezza, sulla polizia anche della città. Loro sono una metropoli di 9 milioni di abitanti, quindi hanno problemi molto più grossi di quelli di Torino, però chiaramente sicuramente sapremo dargli delle indicazioni valide. Non ultimo il problema della gioventù, dei giovani e delle adozioni, perché l'Italia è un paese che ha molti ragazzi vietnamiti adottati e quindi capire anche in che modo le nostre strutture sono in grado di promuovere e sostenere l'adozione di questi ragazzi e di questi bambini. Vietnam e Unione Europea hanno siglato da alcuni anni e stanno ratificando gli accordi di libero scambio. È un momento straordinariamente importante per l'economia mondiale, ma in particolare italiana. Ci saranno sicuramente opportunità strategiche. Noi immaginiamo ad oggi che per esportare il nostro vino bisogna pagare i dazi che sono quasi rendono la vendita incompetitiva. Questi nuovi accordi, anche se avranno un'entrata in vigore scaglionata negli anni, saranno di strategica importanza e porteranno i due paesi ad essere più vicini dal punto di vista commerciale.